Aperto. Ragazzi, oggi parleremo di Bugo e Morgan. Strano che ancora non avessi fatto un video del genere. Artisti incompresi, secondo me. Analizziamo i motivi. Ah, finalmente comodi. Perfetto. Oggi parliamo di Bugo e Morgan. Allora, Morgan è un cantante, 48enne, anche se si riporta veramente male. Chissà cosa si è calato negli ultimi 47 anni, perché dimostra circa 55-56 anni, ha un modo buffo di porsi e di giudicare, in quanto lui è stato giudice di qualche talent, di cui ora non ricordo, forse X Factor. Molto estroverso, strano, ha puntato spesso il dito contro chiunque, ed è stato ancora più celebre oltre i blu fa pantano oltre i blu Vertigo da 99 a questa parte, se non sbaglio. È stato famoso anche per il fatto della casa che l'hanno sfrattato, e lui anche lì ha avuto da ridire, diciamo così, ed è tornato in prima linea grazie alla chiamata di Sanremo. Ovviamente gratis lì non c'è andato, e a duettare con Bugo, artista sconosciuto che ho potuto analizzare correttamente negli ultimi giorni. Perciò ho fatto in ritardo questo video per analizzare a fondo più Bugo che Morgan, ed è proprio un bravo ragazzo Bugo, che assomiglia molto a Christian Bale. Andate a vedere la sua copertina nell'album in cui lo ritrae così, con una bellissima camicia. E quel ciuffo che sta così, ricopre la sua fronte gigantesca tra l'altro. E hanno concorso al Festival di Sanremo con la canzone Sincero, che a dire di Bugo era pronta questa canzone, questa musica, già nella primavera scorsa. E va bene, hanno partecipato fallendo miseramente nella classifica finale, se vogliamo, posizionando gli ultimi posti, può essere? E se non all'ultimo, al secondo, dopo le tre Lamborghini, queste cose qua, che neanche ci sto così tanto a ricordare, neanche ricordo effettivamente, ad essere sincero appunto. E grazie alla lite avvenuta sul palco, in qualsiasi caso, fatto apposta o non fatto apposta, secondo me non è stato fatto apposta, questa canzone ha scalato tutte le vette di qualsiasi classifica, Spotify, YouTube. Infatti si è posizionata per vari giorni prima in tendenza su YouTube, sfiorando ad oggi i 13 milioni di views con commenti memorabili. A tutti ha fatto ridere il fatto di Morgan, che succede, che fa molto strano in effetti, ma oggi fa tutto pandanno con la mia camicia. E Dario, che ne pensi? E questo sì? Sì, a tra poco, rimanete connessi. Nella mia vita è una costante interrompere le cose che inizio a fare, infatti poi alla fine non è perché poi... Parlavamo dunque di Morgan. Di Morgan Freeman e Bugo. E a prescindere dal fatto che sia stata, dicevo, una scelta ponderata o casuale o quel che sia, loro hanno avuto 50 miliardi di volte successo che magari prima avrebbero meritato e poi che hanno avuto, insomma, in effetti. Ma la canzone, ascoltandola, mi è piaciuta davvero tanto. In particolare il ritmo, la melodia radiofonica, leggera, soave, che è trasmettibile, vabbò. È semplice da mandare in radio, perché appunto ti fa ballare, ti fa muovere, ti fa immaginare. Trovo anche qualche tratto indie in questa canzone, seppur prevalentemente pop, se vogliamo. Ma Bugo, ho preso un esame, lui mi è molto simpatico. Ho ascoltato una canzone che si chiama Al Paese, consigliata, ve la consiglio più che altro.
Non è intense, però è molto bella e parla appunto di ciò che lui ha vissuto. Ora ovviamente loro ci lucrano malamente su questa cosa. Più Morgan, che deve ancora pagare l'affitto di una casa che non ha, che è stato ieri, tra il primo e il secondo tempo dell'Inter, non mi nascondo che ho visto, ahimè, mi commisero da sola. Quello scempio di Barbadurso, live non era d'Urso. E ho visto Morgan che cantava la mitica canzone di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te, che penso si stia rivoltando nella bara. Sempre sì. Vabbè, lasciamo stare battute ignobili. E invece Bugo è stato per 3-4 giorni consecutivi in onda ospite, pagato profumatamente da Mara Venier, prima Enrico Ruggero, poi, e forse quelli che calcio, dico bene. Ma lui è sempre leggero, propositivo, fresco, innovativo e canta da sé, da solo, appunto, in questo caso, come se fosse solo, la canzone Sincero, che è molto bella e da quello che penso io, per quello che penso io, parla del non essere un ignavo, di prendere una scelta nella vita, ma rimanendo sempre se stessi e non facendosi influenzare. Questa è la mia visione delle cose e quella che vi dono. Quindi, in definitiva, loro sì, hanno fatto dei macelli, hanno fatto una grande figura di merda, ma comunque sia, la canzone è bella, Morgan sa suonare, Bugo sa cantare, la canzone è orecchiabile, ve la consiglio e pompatela ovunque. Seguitemi ovunque, non per strada, per favore. A presto. A domani forse recensirò le Marlboro Touch, forse, ma non lo so. Ciao.